Tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio su Rise of Kingdoms. Ci siamo lasciati con l'ultimo episodio dove vi avevo annunciato che abbiamo conquistato un regno. Si tratta del 1452, per chi non avesse visto lo scorso video. Abbiamo finalmente conquistato questo regno, ormai è passata più di una settimana dalla conquista del regno. Adesso semplicemente lo stiamo, diciamo, aggiustando, un po' sistemando, un po', diciamo, riformulando, un po' ricreando, un po' di tutto, insomma. Perché purtroppo era un regno completamente abbandonato, un regno completamente morto e per forza di cose, insomma, va sistemato. Molti di voi sono già migrati e molti di voi dovranno ancora migrare. Spero che molti di voi continueranno a migrare. E come potete vedere, attualmente siamo nel mio villaggio. Adesso vi faccio vedere anche un po' la zona del regno, dove siamo andati a finire tutto quanto, così da farci anche un'idea di quello che è, di quello che è stato e di quello che sarà. E perché in questo video vi voglio andare a spiegare cosa andremo a fare successivamente. Ovviamente non sono qui a darvi tutti i dettagli, perché ovviamente non posso e non voglio. Però in linea generale vi voglio andare a spiegare quello che sarà successivamente questo regno. Perché almeno se ci sono alcuni di voi che vi vogliono migrare all'interno, avrete in questo modo magari più voglia o meno voglia di migrarci. Quindi, come potete vedere, ovviamente siamo scesi un po' di potere, un po' perché ho ucciso delle truppe, un po' perché abbiamo combattuto precedentemente nel vecchio regno, nel KVK, un po' per dei vari azzeramenti che sono stati fatti anche qua nel regno, insomma varie cose, tra una cosa e l'altra il potere è andato leggermente a scendere. Abbiamo perso circa 2 milioni, ma oltre 1 milione e mezzo erano semplicemente di T1, anzi forse anche 2 milioni di T1, quindi insomma molto potere è andato via in quel modo. E mentre poi per il resto è tutto abbastanza invariato, almeno all'interno del mio villaggio. Abbiamo molte risorse perché, come vi dicevo, abbiamo azzerato qualcuno, quindi ci ha permesso di prendere qualche risorsa all'interno dei villaggi un po' così abbandonati, che comunque continuavano a farmare. E boom, questo è quanto. E allora, attualmente noi ci ritroviamo in questa situazione. Come potete vedere, questa è l'alleanza, l'ho chiamata di nuovo io, insomma, con anche le altre persone, Rise of Italy. Per chi se lo ricorderà, questo è il nome dell'alleanza che abbiamo creato 2 anni fa all'interno del progetto che ho fatto ai tempi con dei ragazzi, quando ho fatto il Jump Project, che poi purtroppo è andato tutto a delabilitarsi. Quelli sono altri discorsi, però tutto sommato adesso siamo tornati. Questo è il regno, questa è l'alleanza. Siamo 4-5 leader che gestiscono, quindi che c'è il concilio, insomma tutta quella bella che c'è, tutti i regni, perché ovviamente ci vuole, altrimenti c'è una disorganizzazione totale, già così non ci si capisce niente, poi se non c'è neanche nessuno che gestisce, insomma si va tutto proprio allo sbaraglio. E molto semplicemente questa è l'alleanza che siamo riusciti, tra virgolette, a rubare, perché il vecchio re aveva deciso di smobilitarla, ma lui, non sapendo come funzionasse la smobilizzazione, ce la siamo inculata noi. Quindi questa è l'alleanza che ci siamo presi. Poi ci siamo presi anche altre alleanze, quindi grazie anche a quello siamo riusciti anche un po' a sistemarci, a sistemare un po' il territorio, insomma altre cose si stanno già sistemando e continueranno ad andare per il verso giusto. E quindi, come vi dicevo, questa è l'alleanza. Abbiamo un dono di livello 31, quindi un dono eccessivamente alto. Questo ci permette di crescere veramente tanto, e questo fa capire che prima che questo regno fosse diventato morto era un regno pieno di gente che shoppava. Quindi questa cosa a noi ci va veramente molto bene, perché abbiamo il dono viola, più o meno ne apriamo uno ogni giorno e mezzo, due, neanche una ogni 2 giorni, anche di meno, quasi un giorno e mezzo, quindi ottimo. Non siamo tantissimi a giocare, adesso vedete 118 persone, ma quasi la metà sono farm account, e però molte altre persone dovranno ancora migrare, almeno altre 30-40 persone sono in attesa, chi per passaporti, chi perché sta finendo il KVK, insomma chi tra una cosa e l'altra, dovranno migrare ancora circa 30-40 persone, quindi moltissima gente si dovrà unire. E una cosa che ci tenevo importante a dirvi, che se avete l'intenzione da migrare, insomma, contattate, come vi ripeto, Pinorco. Nel gioco si chiama Pinorco King, vedete qui l'R4, si parla di lui, ok? Quindi contattate lui, perché si occupa lui delle migrazioni. Se non riuscite a contattare lui, contattate me, che poi dico a lui che vi contatta. Però per fare un passaggio più veloce, contattare direttamente lui,
che se ne occupa in prima persona. E detto questo, una cosa anche molto importante che se volete migrare, che dovete pensarci, è perché non sappiamo quando è stato fatto l'ultima volta il KVK nel regno. Noi ovviamente per il momento non abbiamo intenzione di farli a breve termine, vuol dire che avremo intenzione di fare un KVK tra qualche mese, almeno fino a che non si riempie l'ali principale, che ci sistemiamo leggermente un po' con i comandanti, anche tutta questa storia adesso poi ve la vado a spiegare. Perché altrimenti non riusciremo a gestirci praticamente proprio la situazione di attacco, difesa e membri nel KVK. Quindi per i primi mesi il KVK non si potrà fare, almeno che non c'è la chiamata obbligatoria dove siamo purtroppo obbligati a entrare. Io purtroppo non so tra quanto ci sarà la chiamata obbligatoria, ma leggendo dai report del regno, l'ultimo KVK credo che sia stato, mi pare che fosse finito alla fine di aprile, una cosa del genere, o maggio, adesso non ricordo. Quindi in teoria a breve ci dovrebbe essere la chiamata obbligatoria. Al momento non ci dovrebbe essere ancora quella obbligatoria, almeno per il momento sembra. Vediamo nei prossimi giorni cosa succede, quindi se c'è qualcuno che vuole migrare, consiglio personalmente che se potete entrare adesso fatelo, perché poi c'è la possibilità che rimanete bloccati voi, che non potete migrare nel nostro regno perché magari noi siamo obbligati a fare il KVK e per ben 2 mesi, 2 mesi e mezzo non potete migrare. Quindi questo purtroppo è una cosa che va un po' a nostro svantaggio, ma allo stesso tempo va più in svantaggio a voi perché vi ritrovate bloccati magari in un posto dove non potete stare, magari avete 60, 70, 80 milioni, vi chiedono 60, 70 passaporti e poi per rifare 60, 70 porti in 2 mesi non riuscite. Quindi vedete un attimo, valutate un po' la situazione, fate due conti e valutate qual è la cosa migliore per voi. Ci tengo a precisarvi, come vi ripeto, anche questa cosa del KVK perché c'è questa possibilità, quindi fate un po' le vostre scelte. Detto questo, ci tengo a precisare anche per le persone che già sono nel regno, così alcuni di voi già vi rispondo senza che poi magari vi ritrovate il messaggio, ma che comunque poi ve l'ha mandato. Chiunque è già nel regno, chiunque dovrà migrare, chiunque vorrà migrare o qualsiasi altra voglia cosa, attualmente gli MG li stiamo prendendo noi che abbiamo conquistato il regno, le prime posizioni, i primi 6-7 posti sono noi, diciamo così, del concilio, non è che ci stiamo prendendo 20 posizioni, ce ne stiamo prendendo 6-7, diciamo le prime 6-7 posizioni perché? Perché dobbiamo sistemarci comandanti per poter entrare poi in KVK. Dobbiamo avere più possibilità maggiori di difesa, più possibilità maggiori di attacco a livello di comandanti. Oltretutto, noi ci siamo presi la briga, la responsabilità, abbiamo sprecato tempo, abbiamo usato soldi e abbiamo usato i nostri account per conquistare questo regno, mentre gli altri, o voi altri che dovrete entrare, ovviamente non avete fatto tutto ciò, quindi voi avete, diciamo, la pappa pronta sul tavolo, se così si può dire. Non è un senso dispregiativo, ma capite quello che voglio dire. Quindi, se volete e pretendete gli MG, capite bene che le prime posizioni in classifica, ovviamente, per cose, diciamo, a maggior ragione, non vengono date per questo motivo. Quindi, a maggior ragione, perché noi ci siamo presi la briga di andarci a conquistare il regno, e mi sembra già quello un punto motivazionale che ci permetta di prendere le prime posizioni. Secondo punto, ci servono per gestire il regno a livello di comandanti, per tenere d'occhio le persone che romperanno le palle perché ci saranno, e anche per poi gestirci al meglio le fasi di KVK, perché poi molti di voi sicuramente non saranno presenti nel KVK per vari motivi, come succedeva anche a me. E quindi, mentre il concilio la maggior parte delle volte sarà presente, molto più probabile durante le guerre, quindi a maggior ragione poi noi saremo quelli che faranno più che altri rally leader, garrison leader. Non ci saremo solo noi sei, ovviamente anche molte altre persone saranno scelte per far sì che si portano su dei comandanti che siano cavalleria, fanteria, arceria e anche leadership nei vari MG, quindi ovviamente anche altre posizioni, quindi tipo dalla sesta, dalla settima alla decima, alla quindicesima saranno scelti, perché comunque ragazzi dalla sesta alla decima non è che sono poche teste, cioè ok le prime quattro sono tante teste, ma comunque poi dalla sesta alla decima non è che si parla di pochissime teste, perché si va a parlare comunque di 50, 40, 30 teste, cioè è vero, non sono tantissime, però capite bene che con 30 teste portate su un'abilità a livello iniziale. Se siete proprio agli inizi, inizi addirittura a fare 3 livelli di abilità, quindi da 1-1-1-1 diventa 4-5-6
4-1-1-1-1. Cioè, ragazzi, non è che stiamo parlando di pochissima roba. Ovviamente a voi ci vuole più tempo, ma mi sembra anche giusto che chi ha più meriti riceva poi a quel punto più teste. Comunque le suddivisioni nell'MGE vanno ovviamente prima le persone che ovviamente che giocano, ok? Perché se si volete le teste nelle cioè se volete i posti nell'MGE e poi non giocate, ovviamente i posti non ce li avrete, ok? Quella mi pare la base, perché poi se voi vi fate i comandanti e poi nel KVK quando ci sentite che avete preso i comandanti non giocate, a noi cosa facciamo? Giochiamo con chi? Con quelli che non hanno preso alla fine i comandanti? Non mi sembra giusto e non possiamo farlo. Quindi a maggior ragione le principali posizioni vanno a chi gioca tanto, a chi ovviamente ha le T5, perché non perché sono T5, ma come ben sapete le T5 vi permettono di sbloccare i buff di livello 10, quindi parliamo di armi combinate al 10, campeggio al 10, che si parla da, 9, da livello 9 a livello 10, parliamo di ben 9% di buff in più, quindi è per quello. Oltretutto comunque la T5 in sé per sé fa comunque più danni, è più forte, quindi a maggior ragione. L'altra priorità va comunque anche a chi ha un VIP di livello più alto, perché se siete VIP 10, 9 non potete pretendere di prendere gli MG al confronto di uno che magari ha il VIP 14 o 15, perché anche lì ci sono dei vari buff e delle varie cose. Va a chi ha magari già il villaggio pronto, quindi ha tutto già al massimo anche sotto quell'aspetto, perché vuol dire che non dovrà, cioè dovrà, potrà utilizzare le risorse, gli acceleratori per fare truppe, per combattere, per curare, mentre se avete 20-30 milioni, ragazzi, non potete pretendere di fare gli MGE, perché non ha senso dare comandanti a persone da 20-30-40 milioni se ci sono persone da 60-70-80 milioni, ok? Mi sembra abbastanza chiaro. Quindi anche sotto questo aspetto capite bene che se migrate ci sono anche queste priorità sotto quel punto. E altre cose da dirvi non mi sembra niente di particolare. Attualmente questa è la situazione. Non vi faccio vedere troppo perché ovviamente non voglio spoilerarvi cosa andremo a fare. Però attualmente siamo qui in zona 3. Quelle che vedete sono le due prime due alleanze principali. Non vi faccio vedere tutta la mappa perché ovviamente ci sono dei palli di ping, quindi non voglio farvi vedere cosa stiamo facendo, e perché per il momento non ve lo voglio far vedere, poi successivamente vi dirò cosa avremo fatto. E questa è la situazione, siamo attualmente ovviamente tutti in zona 3, e stiamo farmando, facciamo tantissimi forti barbari, ci sono gli eventi in corso, come ad esempio attualmente c'è il governatore più leggendario, e poi cos'altro c'è? Vabbè, c'è la crisi di Cer, tutte queste cose qua, c'è la riserva strategica. Poi in teoria o a fine settimana o all'inizio della settimana prossima dovrebbe iniziare l'evento, dovrebbero iniziare, scusate, gli eventi dei nuovi comandanti, l'evento delle 7000 gemme, tutte quelle cose lì che poi andremo a vedere successivamente quando sarà uscito. Comunque dell'ultimo aggiornamento che è stato fatto per i nuovi comandanti di fanteria, ci sarà un nuovo comandante di fanteria da garrison, un nuovo comandante di fanteria da open field, non so se ce ne saranno altri ma non credo, però ho visto che sono molto molto forti, specialmente quello da garrison è veramente forte forte forte. Poi comunque ne andremo a vedere quando sarà il momento. Detto questo, ragazzi, per questo è tutto. Una cosa molto importante: non migrate, ragazzi, anche se c'è la possibilità di migrare sotto i 25 milioni con account farm o account di base sotto i 25 milioni, perché se lo fate siete migranti illegali, chiedete sempre, perché rischiate di essere o azzerati o comunque essere banditi dal regno, quindi buttati in zona 1 e non vi potrete più muovere e non potete entrare in nessuna alleanza, tutte queste cose qua, proprio perché entrate illegalmente. Quindi fate molta attenzione, proprio perché poi rischiate di buttare un account, che sia una farm o che sia il principale, in un regno dove prima o poi andrà dove prima o poi andrete ad abbandonarlo, perché non potete più migrare, ragazzi, perché non ci sono alleanze per migrare, ok? Non ci sono alleanze aperte perché le abbiamo chiuse tutte quelle alleanze lì, quindi non esistono alleanze, diciamo, o possibili dove poter entrare per poter prendere i passaporti e andare via da soli. Tutte quelle poche che sono rimaste sono tutte a chiuse, molte di quelle le gestiamo noi con i nostri secondi account, quindi abbiamo la leadership dalla loro parte. Quindi non riuscirete in nessun modo al mondo, almeno che non comprate i passaporti, a potervene andare, ok? Quindi fate molta attenzione a non buttare via gli account. Io ve lo dico per voi, poi fate un po' come vi pare, a vostro rischio e pericolo. A maggior ragione, se avete meno di 40-50 milioni, non venite in SOC.
non ve lo consiglio perché tanto non avete marce, non avete equipaggiamento, non avete buff, non avete risorse per fare niente in KvK, ok? Al primo combattimento che andate a fare vi andate a schiantare, anche se siamo in seed D. Non fate i fenomeni perché dite io no, qua riesco, non fate niente ragazzi, parliamoci chiaro. Quindi poi fate comunque come vi pare, vostro rischio e pericolo. Detto questo ragazzi, per questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete dubbi o domande fatemeli qui sotto nei commenti o scrivetemi in privato nel gioco. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, un commento e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!